Ed eccoci finalmente all'ultimissima puntata del decluttering inventario di questo inizio 2024 e oggi ci occupiamo di questi qui che sono i rossetti e i prodotti labbra. Ciao, io sono Laura e oggi facciamo l'ultimo pezzetto del decluttering di inizio anno di questo 2024 e vediamo i miei prodotti labbra. Eh, non ho idea di quello che combinerò oggi, potrei non declutterare niente come declutterare diverse cose, vediamo com come, um, come va, come <ride> vediamo dove mi porta il cuore. E, um, sono curiosa di concludere questo decluttering perché non vedo l'ora di concludere l'inventario e vedere se finalmente ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissata, che era quello di ridurre almeno del 10% la mia collezione make-up dall'anno scorso, da gennaio del 2023. E, e quindi adesso andiamo subito a fare l'ultima categoria e poi nella conclusione di questo video vedremo che cosa ho combinato, tireremo un pochino le somme. E, come sempre, adesso metto la ripresa dall'alto e ci vediamo tra un attimo. Eccoci qui, devo sbrigarmi a fare questo video prima che eh, si spenga il cellulare e che vada completamente via la luce, e quindi ci dobbiamo sbrigare. Partiamo subito dalla prima categoria che sono le matite labbra. In realtà io quest'anno ho usato prevalentemente tre matite labbra, anzi ho usato solo queste tre matite labbra, Brick di MAC, eh, Tartan di Neve Cosmetics e eh, questa matita di House Laboratories che si chiama... Slayer sono molto indecisa sul da farsi perché in realtà io avevo già mantenuto pochissime matite eh, a ah, questa mm. sono indecisa perché vedete che gli è successo non so se si vede ma la punta è completamente no non vedete niente ecco la punta è completamente di questo colore strano. Ho preso questo colore strano. Mi dispiace. Questo è Cicori di MAC. Eh... Questa la declattererei. Non mi fido. Eh, declattererei forse anche questa matita di Astra, nonostante il colore sia molto bello, eh, perché non l'ho usata per niente. Questa è... Ah no, questa era Cicori. Allora, questa che cos'è? Spice. Ah ok, Spice. Ah, spice in realtà sì... Ah, come sono indecisa, questo sarà difficilissimo, questo decluttering. Io vi faccio vedere Cicori. Vi faccio vedere anche l'altra. Quelle tre che ho usato sono le uniche che sicuramente non decluttererò perché chiaramente eh, non lo usate allora, questo è un campioncino che mi avevano mandato Luca e Marco della Closerie e lo tengo perché mi, insomma, mi fa piacere averlo. È anche molto, molto più recente rispetto alle altre. Queste qui sono le... Sono indecisa. Allora, facciamo così. Diciamo che provo a tenere le due matite di Mac perché la formula mi piace moltissimo e perché... Mh, sono due colori che potrei utilizzare, forse. Invece, tolgo la matita di Astra che mi sembra anche diventata disomogenea. Non me la ricordavo disomogenea, quindi meglio evitare. E, e questa la, la do via. Anche se questa è un'ottima, un'ottima matita low cost. Se vi interessa, è un. Um, una matita waterproof, quindi buona, una buona cosa. Per cui sono sei le matite che sono rimaste. L'anno scorso erano 11, Bene, siamo diminu abbiamo diminuito, sempre un buona, una buona notizia. Matitoni labbra, gli unici che mi sono rimasti perché due me li sono persi? Più di due perché ne vedo sei scritti lì. Me li sono persi, non so che fine abbiano fatto. Sono. L'incroyon Superstay, ehm, entrambi sono i Superstay in crayon di Maybelline. Questa è la colorazione Gemini, era quella re, le, diciamo, legata alla, a, a, ai gemelli. Eccolo: Make It Happen. L'ho provata l'altro giorno e mi, mi è sembrata un po' più disomogenea di quello che mi ricordavo di e di quanto non siano le altre, però facciamo che la teniamo, questa formula mi piace tanto e questa è abbastanza recente rispetto a tante altre cose che ho in collezione, invece che uso e che di solito tengo nella borsa, bellissima, è um, on Your Empire, bello, bello, bello questo rosso e lo teniamo. Quindi erano 6 e sono diventati 2. I rossetti liquidi sono questi, allora, io sarei vivamente tentata di darli via tutti dove state, ecco qui. di darli via tutti, farò una cosa più salomonica, e cioè, eh, tolgo le due eh, Hypnotize di Astra. Allora, questo mi dispiace tanto perché a me questa formula piaceva proprio tanto. Sono game changer e Savage mamma che bello che è però che changer eh, però no, non, non le uso perché per me sono, troppo, sono diventate troppo disseccanti cioè questa non è una formula disseccante di per sé sulle labbra però la, le mie labbra non, non, non sopportano più le tinte e, quindi niente queste magari cerco di darle a qualcuno che le potrebbe utilizzare tengo Armani Lip Maestro perché è stupendo il colore e perché è un po' meno uh, seccante rispetto alle altre e tolgo borghese di, di we make up bellissimo però mi secca troppo le labbra e tengo uh, invece ancora per un anno questa qui che è la tinta mood di ripar anche questa è un po' meno seccante rispetto ad altre formule Molto bella sulle labbra. È molto bello il colore, è molto estivo quindi per ora diciamo che questi due sono gli unici che si salvano. Erano sei l'anno scorso e sono diventati due Tinte labbra non ne avevo l'anno scorso, invece quest'anno sono riapparse nella mia collezione. Una me l'ha regalata sempre Claire, non nell'ultimo decluttering, ma in un altro decluttering. Loro le chiamano Lip Oil, ma in realtà è. A tutti gli effetti una tinta, quindi, quindi questa la tratto come tinta e questo invece, non sticky d'aslo tint di Alish Vabbè, eh, trovate nel calendario dell'avvento di Stefano. Anche queste le tengo. Voglio provare a testarle. Questa ha un effetto un pochino mentolatino sulle labbra, eh, non mi dispiace. Eh, questa invece l'ho provata troppo poche volte per dirvi qualcosa. Vabbè, comunque sono due, erano zero e sono aumentate. I rossetti sheer sono questi qui e eh, sarei tentata di tenerli tutti anche di questi secondo me ne me ne sono persa qualcuno che, eh, quelli che sono rimasti sono il famosissimo black honey di eh, clinique ehm, come si chiama questo cockney di mac uh, spice It up di MAC sempre io sono sicura di averne almeno di aver, che ne avessi almeno un altro di questa linea che, che è, la, è il uh, Luster Glass di MAC quindi non so che fine abbia fatto bellissimi. Questi sono ehm, luxury, Luxuriously Lucent Lip Lip. Color di uh, Lisa Eldridge Belli, belli, belli Questo è il rossetto che indossavo oggi Prima di tutta questa maratona di decluttering Che è Spicy Top No, che è Gem um, With Me Dei Mega Last Shine di Wet n Wild Bellissima formula E molto carina la formula anche di questi qui Che sono gli Sheer, eh, Sheer, Sheer Slick di Elf e non tutte le colorazioni sono però belle, omogenee come questa. E questa in particolare è la colorazione eh, Cherry Slush, molto belle. Questi sono i miei rossetti ehm, Sheer, e non se ne va nessuno. Erano 6 l'anno scorso e continuano ad essere 6 quest'anno. I gloss idem erano 4 l'anno scorso e continuano a essere 4. Sono 4 però diversi. L'unico antico è questo qui, ma è talmente particolare che non um, posso darlo via. È un, un, un gloss olografico di L.A. Girl. Bello. E Maracuja um, Juicy Lip di um, Tarte. Non è la mia formula preferita, ma la teniamo. Questo. Potrei anche provare a finirlo. L'Ifter gloss invece è il mio preferito di sempre. Ho finito la versione amber con la colorazione amber. Ho comprato questa qui che si chiama watermelon se non mi ricordo male ed è stupenda. No, si chiama sweet art, però è proprio un colore watermelon. <ride> è bellissima. E invece tutta un'altra tipologia di colore è questo qui di House Lab, che però è sempre una formula molto bella e anche molto... Mega pigmentata ma anche molto resistente per essere un gloss. Eh, non so se con il rebranding è cambiato anche la formula, spero di no, questo si chiama, ve lo dico, però Scream e questi erano 4 e 4 rimangono. Poi eh, c'è una nuova categoria: quest'anno che è la categoria dei lip che l'anno scorso non c'era, in particolare, ho oh, eh, questo molto bello di eh, Essence cranberry che è praticamente in colore, dà solo un, un po' di riflesso rosatino, ma è proprio bello, proprio piacevole, è, è davvero nutriente, molto bello, e, e poi è entrato nella mia collezione questo lip oil di Fantasy Cosmetica, che si chiama... non lo so, non credo che sia questo il nome, però vabbè, insomma, sta qui... Eh, che ha invece una formula che non mi fa impazzire perché è, mi lascia come le labbra anestetizzate <ride> cioè non so se ha qualche tipo di rimpolpante dentro il colore è molto bello, è anche molto bello sulle labbra però eh, mi lascia come le, le labbra a mezzo anestetizzate dopo che se ne va cioè ha una specie di effetto che sembra mentolato però non saprei dire quanto sia vero o quanto sia boh, forse una mia non dico intolleranza però eh, sensibilità a qualche ingrediente voglio testarlo ancora un po ma questo è a rischio di, di finire nel mio, da, fuori dalla mia collezione e anche perché è una formula di lipoil che non va molto d'accordo con tutto il resto che ci mettete intorno con le matite mentre questa se ci mettete una, una matita intorno rimane abbastanza eh, fermo il lip oil di, di fantasy cosmetica, cosmetica che è un altro brand indipendente eh, di quelli da cui vengono anche le mie palette ehm, è, è più si muove di più quindi mi piace di meno come lip oil fatto sta che questi sono i due che ho, erano zero e sono diventati due e adesso vediamo i rossetti sono questi ho oh, l'impressione che non siano ehm, tantissimi andiamo un po' per famiglia colore o almeno ci proviamo allora qui ci dovrebbero essere tutti un po' più marroncini e sono allora eh, devoti di voti zucchili allora questi tenderei a tenerli di voti zucchili e e Paramount di MAC li terrei marroncini, sono due marroncini abbastanza diversi e tengo anche mm, questo qui che è Velvet Cinnabar che è quest'altro marrone più così e tengo anche questo che è uh, Walk of No Shame di Charlotte Tilbury bello molto bello, un po' simile, però sono più, eh, devo detto, e più opaco, quindi va bene. E quest'altro che invece è eh, Flash 5 di Pat McGrath, bellissimo, e lo teniamo. Sono indecisa su questi due di Astra, uno perché si era rotto, non è questo, questo è... uffa, dove sei? Eccolo, il Madame Lipstilo le Sheer. Eh. Io odio. Questo forse andrebbe tra i rossetti più sheer. No, vabbè, lo terrei qua, ma lo non, lo non lo tengo nel senso che queste formule così a me non piacciono. E questo pure, ragazzi, io non ce la faccio più. A tenere questi ombretti che si rompono è troppo fastidioso per me. Ve lo faccio comunque vedere perché il colore è carino. Si chiama Café ed è questo sommato è anche simile a flash 5 quindi possiamo toglierlo senza troppi ripensamenti e una formula che invece è un po' diversa però è sempre marroncino è questo qui vedete che è un po' riflettente eh, però lo tengo eh, flash 3 di pat mcgrath quindi questi sono i marroncini che rimangono poi ci sono due scuroni scuroni che sono diva che Cascasse il mondo, non va da nessuna parte. E eh, 20, 35 mm di Pat McGrath, bellissima formula, sono abbastanza simili. Eh, Pat grass è leggermente più rosso, non so se lì si, si nota la differenza, mm, eh, non è molta la differenza però. DIVA è il mio colore preferito in assoluto, di rossetto, e averne uno che è simile. In realtà non mi, dispiace, non mi dispiace molto. Poi ci sono quelli che sono, diciamo un po' brillanti, rosatini o corallini, o rossi, non rosso Laura, che poi vedremo una categoria a sé. Bello questo, di Milani eh, lo tengo, e si chiama role Play, molto carino. Poi ci sono. Vediamo un po'. Oh, mamma mia, questo è bellissimo. Però è rotto. Che pizza, vabbè. Eh, però questo lo tengo perché è troppo bello. È l'unico che ho. Di, ehm, di Lisa Eldridge, si chiama Skyscraper Rose. Poi un altro molto freddo, abbastanza freddo diciamo rispetto ai miei standard, questo me l'ha regalato Simona Mushroom Simul, il fungo del mio cuore, si chiama uh, Charlotte di MAC e anche questo rimane. E, e rimangono anche questi due che sono molto più tranquillini di questa formula che mi piace molto questa, questa formula di MAC questo si chiama Mom I Am a Rich Man e questo si chiama Hot as Chili e la formula si chiama Love Me Lipstick veramente belli questi d'estate li uso tanto devo dire eh, si vede sì. ok quindi questi rimangono infine un ultimo pezzetto di decluttering che non declatterà di quest'anno sono i rossetti alla laura i rossi alla laura e sono e questo è chili che rimane assolutamente con me E viva glam 1 che anche rimane assolutamente questi rimangono tutti raga perché sono proprio i miei i miei rossetti cioè quelli che proprio che mi, ci, mi ci sento io velvet dragon di lisa eldridge e Red Carpet Red di Charlotte Tilbury questo forse potrebbe essere simile adesso ce lo proviamo vicino a quello di Mac ah sì abbastanza simile infatti mi sa so che lo metto qui poi c'è eh, e for effortless sempre di Mac Come si chiama questo? VG26, sempre di MAC. Elson di Pat McGrath, e infine, ultimo ma non per importanza. Dubonnet di MAC. Bello. Vabbè, questi sono tutti più o meno simili, è chiaro, però però sono i miei rossi, cioè sono proprio miei. E quindi in tutto ciò siamo arrivati alla fine, quindi contiamo, sono 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, sì, 21 rossetti, 21 rossetti quindi lo mettiamo nel nostro tabellone erano 27 l'anno scorso i rossetti in stick normali diciamo e quindi è diminuito e avevo avuto un'idea ho idea che sia diminuita la mia collezione l'avevo già alla fine della, dello scorso video ma adesso mi rendo conto che, eh, che lo è diminuita sicuramente vediamo di quanto allora, i eh, prodotti make-up della mia collezione sono scesi al ridicolo numero di 184 e 184 vuol dire che dai 244 che erano l'anno scorso sono diminuiti ben del 25%. Sono molto soddisfatta, sono molto soddisfatta. Non so se quest'anno riuscirò a fare bene altrettanto, ehm, perché effettivamente il 25% non me l'aspettavo. Bello, una bella soddisfazione. Sono molto contenta del decluttering di, di quest'anno, eh, nonostante non abbia perso chissà quanti pezzi della mia collezione, qui davanti ne ho 5, 6 di prodotti labbra. Quindi, non stiamo parlando di chissà che decluttering, come quelli delle influencer che gli mandano le cose che alla fine dell'anno declatteranno questo mondo e quell'altro. Io, ovviamente. Usando e cominciando a comprare molto più oculatamente ho molta meno roba che devo smaltire eh, rispetto a prima, e, e quindi va bene così: l'importante appunto è che stiano scendendo così tanto, sono molto contenta, devo dire. Ora vediamo quando riuscirò a registrare l'inventario, quello non ve lo faccio, eh, non ve lo faccio i pezzi perché sarebbe troppo complicato l'inventario del, eh, della cosmesi, diciamo della skin care body care, hair care, ma anche quello arriverà prima o poi ehm, non so se lì sono stata altrettanto brava, però forse sì, ho una percezione di sì, invece cosa non sono stata per niente brava, sono i profumi però forse quello lo potrei girare di decluttering, eh, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare un decluttering di profumi eh, magari ci metto un pochino, perché poi devo, adesso devo editare questi tre video che ho registrato oggi eh, e metterli tutti insieme sul canale, quindi c'è un po' di, di materiale arretrato e poi ho un sacco di idee ma al tempo, questo periodo, non questo tempo non riesco a dare seguito alle idee che ho comunque ehm, fatemi sapere eh, quindi se questo decluttering vi è sembrato giusto se avreste declutterato qualcosa in più rispetto a quello che avete visto ehm, fatemi sapere se anche voi fate un inventario make up quanti quanti articoli pensate di avere io vi invito sempre a contarli perché la percezione che si ha, secondo me, è sempre più bassa rispetto alla realtà, soprattutto per chi come noi è, è appassionato, come me è appassionato. E niente, sono proprio contenta, sono proprio contenta di aver avuto questo tempo per girare eh, questo video inventario dei cluttering. E, se anche voi siete contenti mettete like a questo video, se io vi sto simpatica iscrivetevi al canale e se vi va ci vediamo alla prossima. Ciao!